nel tutto, senza che la famiglia possa mai entrare in gioco. Mentre invece la famiglia è l'unica che può dire e può scegliere tra il proprio caro chi si deve occupare. Ed è un discorso anche di empatia. Le persone con disabilità debbono avere il diritto di dire: io mi faccio assistere da questa persona perché empaticamente è una persona che a me piace, che mi può lavare, che mi può assistere. Con l'assistenza domiciliare diretta si favoriscono le cooperative che costano il triplo e a cui vengono poi dati all'operatore ben 6-7 euro l'ora, quando loro ne incassano 23 l'ora. Se questi soldi venissero dati alla persona con disabilità o alla famiglia si risparmierebbe. E infine, quello che voglio dire come rappresentante delle famiglie è non lasciare davvero indietro nessuno e cercare di abbattere non solo le barriere architettoniche ma le barriere mentali, quelle dell'otturicità, dove le persone che hanno purtroppo una disabilità vengono guardati senza opportunità. Non è vero, queste persone sono una risorsa per la società e non vanno lasciate da sole. Grazie.